Con il risultato di 78 a 65, l'Invicta batte al Pala Cannizzaro la formazione palermitana della Leonardo da Vinci e chiude la stagione regolare con la dodicesima vittoria consecutiva in campionato e si proietta mentalmente al playoff. Partita mai in sofferenza per i cestisti nisseni guidati dal coach Giuseppe Spena, che hanno offerto al loro pubblico un'altra prova di forza schiacciante, avendo sempre in mano la gara per tutti e quattro i tempi. Adesso la stagione biancorossa continua col playoff, obiettivo stagionale raggiunto con la voglia di sognare in grande. Abbiamo portato avanti questa cavalcata mantenendo l'imbattibilità, era importante, soprattutto la trasferta di Capodorlando, dove è stata una partita molto sofferta, e poi questa sera ci siamo riconfermati tra le mura amiche, mettendo in campo sin da subito Antonio Palermo del 2006, e voglio sottolineare anche l'ingresso di Mattia Lachina, che è stato un ingresso molto, molto sprint, è entrato da veterano, ci ha dato punti importanti in un momento dove Palermo non rinunciava a cedere alla nostra compagine. Voglio ringraziare il pubblico, che stasera è stato molto caloroso, come dall'inizio del campionato. Vedo sempre più persone, vedo la squadra sempre più seguita. Ringrazio a nome della società tutto il pubblico che ci segue, veramente è una bella cornice. Praticamente ci troviamo dove volevamo essere. Non ci aspettavamo di concludere il campionato con 12 vittorie di fila, però sapevamo che sarebbe stato un campionato diverso, migliore rispetto a quello dell'anno scorso. E il campo ha dato conferma di questo. Ora resettiamo tutto e inizia il vero campionato. Ora ci sono delle partite molto, molto toste, quindi aspettiamo la prossima, fra 2 settimane. Tra 2 settimane, adesso quindi testa al playoff, Assolutamente quindi sì. chi vi aspettate di incontrare? Molto probabilmente incontreremo Sant'Agata se rimane in questo modo la classifica. Basket, Serie D, Girone B, 14ª giornata. Basket Messina, Sant'Agata, 52-65. Virtus Trapani, Capobasket, 71-87. Invicta, Leonardo da Vinci, 78-65. Riposa, Zannella Cefalù. La classifica. Invicta, 24. Zannella Cefalù e Capobasket, 16. Sant'Agata, 14. Leonardo da Vinci, 6. Virtus Trapani 4, Basket Messina 2.